Double or nothing. Lascio raddoppi. No, 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 no. Raddoppiamo e come? Ti spari da solo? E... sì! Oh mio Dio, avete visto? Tre coltelli! No! No! Con tutti gli oggetti che ami, mi distruggerà il prossimo round. Fatto una minchiata delle mie. Sì! 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 Statisticamente mi conviene spararmi in faccia da solo. Non ci credo! So che ce n'è un fasullo. Mi ero sbagliato, mi stavo per sparare in faccia. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati dopo, credo, un mesetto su Buckshot Roulette. Il gioco è andato talmente tanto bene che lo sviluppatore lo ha aggiornato aggiungendo una nuova modalità che si chiama Lascia o Raddoppia, Double or Nothing effettivamente. Ed è la modalità difficile del gioco, dove le regole cambieranno, il nostro avversario sarà molto più bastardo e potremo effettivamente cercare di raddoppiare la posta in gioco. Tuttavia, se ho capito bene, non avremo la possibilità di ritornare in vita. Quindi la situazione potrebbe essere molto ma molto più complicata del previsto. Ammettiamolo, questo gioco è stata una rivelazione veramente incredibile. Scusate? Perché sono tipo già ricoperto di sangue? Non iniziamo bene? Ok, da quello che ho capito devo cliccare sulle pilloline per attivare la suddetta modalità. Non è raccomandata per la prima partita. Guardi, ho già una discreta esperienza. Ma ho buggato il gioco? Credo di aver buggato il gioco. In realtà non dovrebbero esserci le macchie di sangue. Buon Salvino. Devo riavviare la partita. Non posso giocare con le macchie di sangue sullo schermo. Che cocchio succede? Yay, ho riavviato la partita e adesso è tornato tutto normale. Che bella cosa. C'era quel quadra che non cosava. Non mi ricordavo che effettivamente la intro fosse così tanto rossa. Capisco che devo giocare alla modalità difficile. Yay, pompa nelle casse, bravo Franco, pompa pompa. Allora, ritorniamo dal nostro amichevole. Non lo so, mi ricorda tanto Signor Lesci. Questo gioco ha delle vibe di Inscription che sono veramente incredibili. Qualcuno mi ha detto nei commenti di firmare con Devil, il diavolo, per avere degli easter egg. Ma no, voglio dire, non posso rinunciare al mio nome che non ha minimamente senso. Ma vabbè, dettagli. A posto. Allora, ancora una volta abbiamo tre turni. Come potete vedere, non so cosa cambi effettivamente. Allora, vediamo un po' che oggetti abbiamo ottenuto. Le sigarette. Ah, solo uno per adesso. Abbiamo quattro vite. Bene, mi pare un buon inizio. Tre sono veri e tre sono finti. Yay. Allora, Angingo, anche lui c'ha le sigarette. Quindi 50-50, me la rischio. Col culo che mi ritrovo, proiettile sulle gengive. Oh, ok. Mi ero dimenticato della tensione che ti fa salire sto gioco. Allora, questa volta, dai, non può essere. Sì, perfetto, due finti di seguito. Sarebbe stato un po' eccessivo. Sì, però adesso l'onino tocca al signore. Nella mia run, ah, ovviamente fuma le sigarette. Il tizio non si è tecnicamente mai sparato in faccia, credo. Eccolo qua, come non fosse accaduto nulla. Signore, cosa decide? Si spara da solo? Fortunato bastardo. Ok, quindi ora ovviamente spari a me. Che culo. Sei un pezzente maledetto. Il problema è che non ho tenuto a mente il numero di proiettili. Porca la miseria. Allora, intanto mi fumo una sigarettina, così ci ripigliamo quella vita extra. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ora dobbiamo decidere. In teoria c'è ancora il 50-50. Che faccio? Me la rischio? Me la rischio, me la rischio. No, 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 non me la sento di rischiare. Gli sparo a lui e tanti saluti, ti prego. Sei! Per inciso, il mio istinto mi diceva di puntarlo contro me stesso. E il prossimo colpo dovrebbe essere a vuoto. Quindi te lo puoi sparare a te, ciccio, va tranquillo. E sbadò anche te, a posto. E il primo round è andato. Cosa mi regalate di bello? Dammi le manette. Questo, sì, però senza la lente di ingrandimento. Allora, due veri e due finti. Dicevo, senza lente di ingrandimento è un rischio eccessivo. Che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, che faccio. Mi sparo da solo, mi sparo da solo. È una minchiata, è una minchiata, è una minchiata, è una minchia. Oh, ok, allora, adesso me la rischio ma popo una cifra. Visto che è improbabile che ci siano due colpi a vuoto, due colpi finti. Ti prego, gioco, non mi tradire. Ho appena fatto una minchiata di proporzioni bibliche. Vai, 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 vai. Sì, doppio colpo al grande buccio di culo. Una volta tanto mi sta andando bene. Salve, signore, sei un po' legato al dito? No, c'aveva le sigarette, non mi ero accorto. Ero tutto contento. Va bene, non è un problema. Ha ancora due vite, se siamo fortunati. Magari si spara da solo. No, non fare il basta. Ok, aspetta che ho dimenticato di tenere il conto ora che ci penso bene. Dovremmo essere sempre 50-50. Però non mi fido, non mi fido. A prescindere spara lui, non fare click. Sì! Oh mio Dio, perché in sta partita sto avendo culo? Non succede mai.
non succede mai, lo avete visto nella run originale? A posto, allora questa volta ci regalano un altro coltellaccio, sigarette extra, una birrettina e le manettozze. Perfetto, perfetto, sapete che possiamo avere un massimo di 8 oggetti, 4 e 4, oh zio BD si sta complicando ma proprio una cifra. Il problema è che lui ha due manette, e due birrette. Allora andiamo di birretta fin dall'inizio, vediamo un po', spero che non fosse un proiettile rosso. No, era uno finto. Allora gli blocchiamo le mani a prescindere. Perfetto. Ah, ok, fregato alla grande. Così se faccio minchiate posso comunque rimediare. A prescindere direi spariamo a lui. Non mi tradire. Sì! Alla grande. E mi sono anche tenuto il coltello in caso di necessità. Ok, stiamo andando bene figlioli. Stiamo andando molto molto bene. Lone wins, yeah. Alla grandissima. Perfetto, vediamo di passare quindi al secondo round. Peraltro il nostro punteggio dipende anche da come ci comportiamo. No, mi ero dimenticato che fa un round e l'altro ti toglie gli oggetti. Ok, sigarettina, coltellaccio, birrettina tattica. Oh, lente di ingrandimento, ti ringrazio. Oh mio Dio, avete visto? Tre coltelli! C'ha tre coltelli lui! Ok, 50 e 50. No, non fare il fettentozzo. Questa volta abbiamo solo due vite. Allora, questa ce la giochiamo in maniera tattica. Aspetta, no, vado di lente di ingrandimento. Perché se è finto... No, è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi possiamo terminare il tutto molto ma molto rapidamente tagliando la lama. Sì, la lama, guardate, la punta. E sparandogli sulle gengive. Ciao, ciao. Olè. Vabbè, ragazzi, la vittoria istantanea, eh. In teoria lui dovrebbe perdere tutti i coltelli, quindi giusto? Non ho detto una minchiata delle mie. Eh sì, Lone Wings. Vai alla grande, no? Vi giuro, sto gioco lo sto adorando. Ammetto mi era mancato, sono contento che abbiano aggiunto nuove modalità. E passiamo al terzo e ultimo round. Ok, perfetto. Questa volta spero che il signore ottenga decisamente oggetti meno sculati. Abbiamo mane, tozze e basta? Un oggetto? Quattro vite. Uno, due, tre. Credo tre veri e quattro finti. Quindi statisticamente ci dovrebbero essere meno... proiettili veri, quindi posso spararmi in faccia? La risposta è... Oh! Ok, ok, buono, buono, non è poi così malvagio. Che dite, lo ammanettiamo? O me lo tengo da parte? Me lo tengo da parte, me lo tengo da parte. Questa volta sparo lui. Ci vuole sfiga, ci vuole sfiga. Maronne, no, vi giuro, quest'oggi... quest'oggi il bucio. Dovrei far giocare l'assistente a sto gioco. Ditemi nei commenti se volete che proviamo a fargli fare una partitozza. Interessante! Anzi, molto interessante. Ok, cosa fa, signore? Sei un pezzo di merda. Ok, quindi un proiettile finto, due veri. Quindi resta un singolo proiettile vero. E tre finti? Oh, zio Billy. Ok, mi sparo da solo. Ci vuol sfiga che siano due proiettili veri. Oh, allora, statisticamente... dovrebbe esserci ancora un proiettile vero. Però sono due finti o uno vero. Non lo so, non me la rischio. Non me la rischio. Vai, 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 vai. No! Dovevo rischiare. Dovevo rischiare effettivamente. Quindi ciccio, ciao. Volemo se bene. Oh, alla facciaccia tua. Alla facciaccia tua. Ne resta solo uno dentro e sappiamo benissimo che è vero. Quindi a questo punto te lo cucchi tu in faccia. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, ha perso solo un punto in fin dei conti. Te ne sei presi parecchi in faccia per dover di cronaca. Ok, nuovi oggettozzi ci regalano le sigarette. Va, solo queste? Porca la miseria. Due finti e due veri, quindi 50-50. Però lui c'ha la lente di ingrandimento, quindi mi potrebbe fregare poco una cifra. Allora, come la mettiamo, figlioli? Perché io non ho la più pallida idea. Oddio. È una minchiata, è una minchiata. Ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata. Oh mio Dio, mi sono caccato a spruzzo. Allora, questa secondo me la possiamo vincere facilmente. Lo ammanettiamo. Perfetto. Ah, ti piace un po' di bondage, ciccio? Così gli possiamo sparare. Vai, 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 non mi fare click, non mi fare click. Ottimo. Signore, ha ancora una vita, eh. Vediamo un po' se siamo fortunati. Statisticamente mi conviene ancora sparargli, quindi... Vai, 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 vai. Se siamo fortunati sono due colpi veri. No, vabbè. No, ragazzi, vi giuro, se... mai, mai, mai tanto culo in sto cocchio di gioco. Yay! Quindi abbiamo vinto e abbiamo ottenuto... Beh, un bel punteggio, immagino. 51.000, double or nothing. Lascio raddoppi. No, 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 no. Raddoppiamo e come? Vai alla grande. Ok, si ricomincia ovviamente dal primo round. Va da sé che se perdiamo, perdiamo tutto. Mi mantiene l'oggetto. Oh, mi mantiene l'oggetto. Abbiamo la birretta.
doppia sigaretta. Quante vite abbiamo? Tuttavia, gioco 4. 4 vite e 1, 2, 3, 4. Ok, 4 e 4, quindi 50-50. In verità, quando sono più proiettili. Ha due lenti di ingrandimento lui. Ok, dicevo, quando sono due proiettili la situazione è molto più semplice. Allora, ne abbiamo uno vero. Ok, quindi c'è una maggiore probabilità che il prossimo sia finto. Ok, mi sparo da solo, ti prego, ti prego. Oh, due veri. Ok, quindi ne restano due veri e sei finti. Vabbè, ma se usi le lenti di ingrandimento così è da bastardi. Molto interessante. Che fa? Che fa? Che fa, signore? Si spara da solo? Plic. Ok, allora ne restano due veri e tre finti. No, sei un pezzo di merda. No. Ok, ok. Uno vero e tre finti. Non mi ero accorto che avesse la lama il pezzente. Oh, lo so. Non propende bene per il sottoscritto. Ma uno vero e tre finti è orribile come statistica. Ok, ricresce ovviamente la punta. Allora, io posso ripristinarmi un paio di vite. Per fortuna che ci hanno dato le sigarette. Ok, diciamo che a sto punto gli sparo a lui. No, sparo a me e poi sparo a lui. Posso permettermi di rischiare almeno una volta? Non mi tradire, ti prego, fucile, non mi tradire. Ti prego. Oh! Ora dovremmo essere a 50-50, uno vero e uno finto. Quindi, ti prego, fortuna, aiutami ancora una volta, così mettiamo in pari le vite. Sì! Ottimo. Ok, c'è ancora un colpo all'interno dell'arma e sappiamo bene che è fasullo. Questo gioco ci insegna che in realtà prendersi una fucilata in faccia si fa male, ma dai, non sai fare un po' di matematica, ma neanche troppo. Vabbè, c'è ancora uno. Come c'è ancora uno? Non ce n'era ancora uno, ho conteggiato male. Vabbè, che questo è finto. Quindi a posto, dovremmo averlo scaricato completamente adesso. Ok, avevo sbagliato anch'io il conteggio. Come ho detto, più proiettili ci sono e più il telone fa casini. Una birra tu e una birra io. Due veri e due finti. Semplice, semplice. Ok, allora ti prego, dimmi che è uno finto all'interno, così aumentiamo le probabilità. Ed era uno vero. Dannazione. Ok, quindi statisticamente mi conviene spararmi da solo. Vai. Ok, 50-50. Che faccio? Me la rischio? Se sbaglio, se la giudica lui praticamente questa partita, io perdo una vita. Ti odio veramente un sacco. Ciccio, non berti la birretta perché lo sai benissimo che c'è un proiettile all'interno. Ok, ok. Sei stato sculato. Sei stato veramente sculato, pezzentone. Questo lascia ora doppia. Secondo round non mi sta portando culo. E lui ha ancora la birrettina. No, non volevo la birrettina. Ho detto che lui c'ha la birrettina. Vabbè, ma anche la lente di ingrandimento non vale assolutamente. No, in verità propende a mio vantaggio. Perché... vediamo un po', ti prego, dimmi che è uno finto. Così gli posso sparare e prendere una sua vita. Sì! Alla grande. E spariamo direttamente a lui. E passiamo anche alla prossima partita. Ok, siamo due pari di nuovo. Perfetto, vediamo un po' cosa mi regalano di bello. Le manette, una lente di ingrandimento. E lui cosa ha ottenuto? Che culo. Ma porca la miseria. Mi può shottare alla grande, quindi cerchiamo di essere tattici. Ti cucchi le manettozze subito fin dall'inizio, che se faccio una minchiata almeno posso rimediare. Allora, qua ragazzi va tanto di culo. Vediamo un po' il primo. Quindi sappiamo matematicamente come sono gli altri. Quindi il primo lo sparo a me e gli altri due. Non so perché ho avuto un attimo di ansia visto che sapevo il proiettile. Gli spariamo a lui. Aspetta un attimo, ma se io gli sparo poi è il suo turno. Però le manette, cioè, in teoria le manette dovrebbero mantenersi, giusto? Non ti puoi togliere le manette solo perché ho usato la lente di ingrandimento. Vero? Ok, ora ragioniamo. E oh mio Dio. Ok, stavolta ho rischiato ho sbagliato il conto. Era una vera e due finte. Porco canaglia. Ok. Sono stati commessi degli errori, assolutamente. Mi basta un proiettile ed è fatta. Questi non li sprechiamo neanche. Tre veri e due finti. Porca la miseria. Manette. Cioè lui con tutti gli oggetti che ha mi distruggerà il prossimo round. È inutile usare questi perché a prescindere mi basta fargli uno di danno. E ho dimenticato quanti ce ne fossero. Ok, non voglio correre rischi, non mi posso permettere di correre rischi, vai. Tante le manette, non rompere le palle. Hai le manette, tienti le manette, ciccio. Risparagli di nuovo, ti prego. Ho bisogno di vincere. Non trionferemo mai nell'ultimo round, ragazzi. È assolutamente impossibile. Lone wins, yay. Non ce la faremo.
Non ce la faremo, c'è una scaterva di oggetti. Oh no. Vabbè, è vero, si resettano. Continuo a dimenticarmi le regole del gioco. Meglio così, così mi stupisco di volta in volta. Qualcos'altro? Vabbè, ma che culo. Lente di ingrandimento e sigaretta, 50-50 di probabilità, ovviamente. Che faccio? Vado di birretta fin dall'inizio? Meglio, meglio non rischiare perché abbiamo solo 3 vite. Ti prego, dimmi che è quello finto. E... sì! Ok, quindi almeno una volta possiamo sparare a lui. Abbiamo iniziato bene, ma lui ovviamente si fumerà la sigaretta e ripristina la vita persa. Vabbè, l'HP perso, insomma, ci siamo capiti. Ok, round terminato. Vediamo un po' cosa mi regalano stavolta. Altre manette, una lente di ingrandimento. Oho, molto, oho, molto ma molto beh. Vabbè, ma lui c'ha 3 lenti di ingrandimento. 3 e... era 3 e 3 o 3 e 2? Credo fosse 3 e 3, c'ho un vuoto di memoria. Allora, te ti blocco fin dall'inizio. Ah, posterrimo, fermo lì, non rompere le balle. Allora, mi conviene sprecare la lente di ingrandimento perché potrei aggiudicarmi il round se lì c'è un bel proiettilozzo. Merda! Ok. Ho un'idea. Allora, questo me lo sparo in faccia da solo e siamo a posto. Taglio a prescindere la canna e sparo a lui. Devo correre un rischio, figlioli, perché... questo lascia ora doppio e mi sta mettendo più ansia del previsto. Ti prego, dimmi che non ho fatto una minchiata delle mie. Sì, sì, sì! Alla grande, alla grande, alla grande, alla grande. Ok, me la sento, me la sento, me la sento proprio una cifra. La terza non la vinciamo. La terza non la vinciamo. Vai, 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 vai. Almeno si resettano i suoi oggetti. Adesso me la ricordo questa regola. Signore, ha perso le manettine. Bene, bene, bene. Niente bondage per lei quest'oggi. Ok, lui è sculatissimo con gli oggetti comunque. Birretta io e lente di ingrandimento lui. 3 vite e immagino 50... 2 veri e 3 finti. Allora, che faccio? Me la rischio fin dall'inizio? No. Andiamo di birretta a sto punto. Aspetta, 3 veri e 2 finti? 3 veri e 2 finti? O 2 finti e 3 veri? Ma perché continuo a dimenticarmi le statistiche? No! Ok. Signore, la possiamo risolvere pacificamente? Non mi sparare, non mi sparare. Sei un pezzo di merda assoluto. Pezzente maledetto. Niente, era prevedibile effettivamente. Ok, rimettili il fucile. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, quindi a prescindere sparo lui sperando di non sbagliarmi. Sì, sì. Ok, o c'è ancora un colpo dentro, che dovrebbe essere a vuoto. E siamo a cavallo. Che fa, signore? Spara a me? Spara a se stesso? Vai, ciccio. Ok, era quello vuoto, ottimo. Quindi non ci sono altri proiettili e possiamo ottenere altri oggetti. Ah, che palle, dammi roba utile. Oh, il coltello, se mi dai una lente di ingrandimento non mi faceva schifo. E lui? Doppia manetta, 2 veri e 2 finti. Però... ok, quelle manette non mi piacciono proprio per nulla, perché anche una lama. Allora, vediamo di ripristinare prima di tutto quella vita. Ecco qua, ottimo, ottimo, ottimo. Allora, come la mettiamo? Come la mettiamo? Lo ammanettiamo a prescindere. Meglio abbondare. Perfetto. Se sono fortunato. Ti prego, ti prego, ti prego. Dimmi che è il primo fasullo. Dimmi che è il primo fasullo. E sì! Ok, me la rischio. Ancora una volta vado di rischio completo. E gli sparo sulle gengive. Questo round potrei aggiudicarmelo. Oppure mi si ritorcerà pesantemente contro. Sì! Sì! Ma che bucio incredibile! Ma che bucio incredibile! No, no, ragazzi! Non ci credo! Ok, abbiamo raddoppiato. Si può raddoppiare ancora? Ok. Immagino che sarà ancora più difficile di prima. Oh, no! C'ho un'ansia addosso assurda. C'ho un'ansia veramente incredibile. Allora, vediamo cosa ci regalano di bello con il Dixan. Una lama, 2 là. Così a random. Oh oh. 2 vite ciascuno. Ok. E 50-50. Salve signore. Lei ha ancora un bel po' di oggetti. Questo è poco ma sicuro. Aspetta, perché non ci hanno resettato gli oggetti? Non. Ok. Aspetta. Mi sta venendo ansia. Mi sta venendo veramente un sacco di ansia. Perché a prescindere lui mi può fregare. Ha troppi oggetti. Ok, devo rischiare. Devo rischiare. Devo rischiare assolutamente. Devo sperare che il primo colpo sia a mio vantaggio. Altrimenti... no! No! E niente. Ha vinto lui. Questa volta ha vinto lui.
Pezzente schifoso. Cosa mi metti le manette? Che tanto hai vinto. È impossibile che io riesca a trionfare. Ma porca la miseria. Oh, ti è salito l'alcolismo praticamente, ciccio. Ovviamente, ovviamente. Non vuoi neanche controllare con la lente di ingrandimento, giusto per simpatia. Niente da fare. Niente da fare. E si torna indietro, figlioli. Abbiamo perso tutto. Tutto, neanche un messaggio o altro. Ci voglio riprovare, ci voglio riprovare. Sta modalità mi ha veramente gasato un sacco. Ok, ok, il mio corpo è pronto. Purtroppo non c'è neanche il bug grafico. Eravamo partiti così bene, ma ero convinto che ti resettassi gli oggetti. Fra un double or nothing e l'altro. Salve, signore. Ah, per inciso, la storia del Devil non so se funziona anche in questa modalità. Quindi, a prescindere, metto il nome standard e vi sarò tutti felici e contenti. Ah, non vorrei neanche essere denunciato da Satana per furto d'identità e via dicendo. Allora, iniziamo alla grande con un coltellaccio, delle sigarette e quanta roba. Ok, non male, decisamente non male. Tre vite. Abbiamo uno vero e due finti. Allora, me la posso anche rischiare, vole. E lui c'ha le lenti di ingrandimento. Sculato, maledetto. Allora, il primo proiettile me lo piglio io in faccia. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok, ottimo. Allora, potrei arrischiarmi. Perché potrebbe essere una cosa stupida. Assolutamente sì. Ma voglio dire, è il primo round. Peggiore delle ipotesi, possiamo sempre ricominciare. Se ho fatto una cagata di proporzioni bibliche. Signore, mi regala due vite? Sì, sì, sì. Ok, ok, la mia fortuna è ritornata. Come potete vedere, l'ultimo colpo è finto. Quindi siamo a posto. A prescindere. Signore, vuole prendere fucile? Che fa? Si spara da solo? Guarda che può sparare anche a me, non è che fa una grande differenza. Ok, ha ancora una vita, però quelle lenti di ingrandimento non mi piacciono proprio per niente. Allora, oh, alleluia. Doppio alleluia. Oh, due lenti di ingrandimento. Ecco, boia, ce li ha anche lui. Ok, uno vero e due finti. Allora, con un solo colpo potremmo cambiare l'esito di questa battaglia. Vediamo un po'. Perché io mi sarei sparato in faccia da solo. E avrei commesso un grave errore. Un gravissimo errore, figlioli. Ciao ciao, fai ciao ciao con la manina. Con la faccia di certo non lo puoi fare, ciao ciao. A posto. E primo round completato con successo. Lone wins. Vai alla grande, vai alla grande. Sarebbe carina anche una modalità multiplayer. Questa sarebbe veramente molto carina. Non necessariamente online, ma da poter giocare anche contro qualcun altro. Tanto a prescindere, le persone non possono essere avvantaggiate qui. Ok, 3 e 3. 1, 2, 3 sono veri e credo 4 sono finti. Oh zio Billy, abbiamo un bel po' di coltellacci, eh. Allora, vediamo di capire un po' com'è la situazione là dentro. Togliamo un proiettile. Quindi 2 sono veri e 4 sono finti. Porca la miseria, che faccio? Senti, statisticamente mi conviene spararmi in faccia da solo. Non ci credo! Non ci credo! Ok, come te la giochi? Come te la giochi? Ok, si è sparato da solo, perfetto. Quindi 3 finti e 1 vero. No, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi saperlo. Ce ne sono 3 finti e 1 vero, se ricordo bene la statistica. Devi essere super sculato. 2 finti e 1 vero. Ok, devo fare la stessa cagata che ha fatto lui, perché qua se no io ci muoio. Ovvero, seghiamo il tutto e devo sperare che il prossimo sia vero. Statisticamente non lo dovrebbe essere. Però se ho culo. Non ho culo. Non ho culo, ma proprio per nulla. Ah, che due palle. Ok, 50-50. Come la mettiamo? Ti spari da solo? E sì! Si è sparato da solo, perfetto. Signore, e con tutti i proiettili che mi sono sparato in faccia io da solo. E quindi l'ultimo è finto automaticamente. A posterrimo. Ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Non c'è altro, vero? Ottimo. Allora, cosa mi regalate stavolta? Una birretta, un altro coltellaccio. E lui ci avrà... aspetta, due veri e 3 finti. Dicevo, lui c'ha 2 birrette. E quelle sigarette non mi piacciono. 2 veri e 3 finti, giusto? Quindi andiamo di birretta. Siamo fortunati, si va di 50-50. No, porca la miseria. 1 vero e 3 finti. Prima non mi ha portato molto culo. Quindi... Oddio, oddio, oddio. Che cacchio. Che cacchio, non è possibile. Lo so che devo stare attento. Quindi i prossimi 3 sono tutti finti. Oh, almeno la situazione non può peggiorare, mi consolo. Ah già, tu c'hai le sigarette, pezzente maledetto. Fuma, fuma.
l'unico gioco in cui le sigarette ti ridanno vita, ma dimmi te, è un complotto delle lobby del... Cosa usi gli oggetti? È stupido! Lo sai che sono tutti finti? Ogni tanto l'intelligenza artificiale è sotto effetti dell'alcol, porca la miseria. Ok, ok, come la... Eh sì, lo so, c'ho una marea di coltelli. Oh, ok, grazie. Ti ringrazio, gioco. Oh, vabbè, c'ha due sigarette lui. Aspetta, due veri, tre finti. Allora, ragazzi, qua... Qua devo andare full rischio, devo... Porca miseria. Ok, grazie alla sigarettina. Non cambia nulla perché anche lui c'ha le lame. Quindi devo sperare di riuscire a colpirlo a sufficienza. No, non ce la farò mai. Allora, mi devo sparare il primo da solo. Anche se ultimamente non ho avuto fortuna. Grazie! E il prossimo lo sparo direttamente a lui a questo punto. Ovviamente. Ok, non compariva il mouse. Mi sono caccato per un secondo. Credevo si fosse buggato il gioco. Dicevo, ovviamente gli seghiamo per benino la lama. Non che questo faccia una grande differenza. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No! Niente, sono fregato. Sono stato fregato, non c'è niente da fare. Signore, le do metà della vincita. Avanti, non sia... Non ci credo! Non ci credo! Aspetta un attimo, questo vuol dire che... Ce n'è uno normale dentro, giusto? Cioè, è finto, non ce n'è uno vero. Ti prego. Ok. E dovremmo concludere qua il round, non mi sono dimenticato. Porca la miseria. Non cambia nulla, non cambia nulla, perché a prescindere è il termine del round. So che ce n'è un fasullo. Mi ero sbagliato, mi stavo per sparare in faccia. Oh no. Oh, ok, 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 ok. Non è così male, non è così male. Grazie delle sigarette. Grazie della lama. Grazie tante delle sigarette. Ok, lo ammanettiamo. Vediamo un po' com'è la situazione. Due veri e tre finti. Porca la miseria. E lui c'ha le lenti di ingrandimento. Allora, facciamo così. No, non mi ripristino vita. Abbiamo visto che gli oggetti li utilizza anche nel prossimo round, giusto? Quindi... Oh, porca la miseria. Me la rischio, me la rischio. Ok, vai. E a prescindere sparo due volte a lui. Vediamo un po', se siamo fortunati. Magari, magari, magari. Oh mio Dio, che culo. Il primo me lo sarei sparato io. Il primo me lo sarei sparato io. E il telone vince la partita. Mio Dio. Ok, perfetto, abbiamo completato anche questo round. È stato molto più lungo del previsto. Ok, vedi che stavolta gli oggetti li ha scambiati, quindi vabbè, vabbè, ogni tanto si fa le regole da solo. Sigarettina e coltello. Stessa cosa anche lui. Ci danno 4 vite e 2 veri e 3 finti. Che palle che comincio sempre io. No, cioè, ok, è meglio, statisticamente. Allora, 2 veri e 3 finti. Quindi, come al solito, il primo proiettile me lo smangio io. Ma va a fan club. Ok, possiamo ripristinare quella vita, non è male. Quindi, 1 vero e 3 finti. Vediamo un po' se sei sfigato anche tu. No, tu sei stato molto più fortunato del sottoscritto. No, non fare il bastardo. 2 finti e 1 vero. Quindi, statisticamente stai rischiando parecchio. E invece... Oh oh, 50 e 50. Molto ma molto bene. Allora, io mi fumo la sigarettina fin dall'inizio. Così le nostre vite tornano in pari. Per quanto, ammettiamolo, anche lui c'ha le sigarette. Allora, non me la sento di rischiare. Quindi sparo a lui. Se sbaglio, lui avrà il colpo. Eccolo lì. Come non detto, lui mi potrà sparare una volta. E per questo round si conclude a suo favore. Pezzente maladetto. Ok, ce la faccio, non è un problema, non abbiate paura. Perché la prima partita è andata così, così sculata? Io ho delle sigarette o delle lenti di ingrandimento, le vorrei. Manette e basta, e lui la lente di ingrandimento. Allora, 3 veri e 4 finti. Porca la miseria. Come la mettiamo, come la mettiamo, come la mettiamo? Allora, me la rischio. Perché sono 4 finti. Non è possibile, non è possibile. Non è possibile, è un complotto. Quindi sono 2 veri e 4 finti. Beh, il primo te lo sparerai da solo, immagino. Ok. 2 veri e 3 finti. Vai, 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 vai. Ah! 2 veri e 2 finti. E statisticamente sì, mi sarei sparato anch'io. Oh! 2 veri e 1 finto. Ok, 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 bene, 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 bene. Questo lo ammanettiamo per benino. Allora, devo sperare che sia finto. O non lo so nemmeno io. Sì, ok, così posso segare il tutto. Perfetto, però lui si può curare. Vabbè, non si può liberare, questa è una cosa importante.
Così facendo seghiamo il tutto. Però statisticamente lui sa il prossimo proiettile. Vabbè ragazzi, non c'era altro modo? Verte molto a suo favore. Verte tanto, tanto, tanto a suo favore. Dannazione! Dai, speravo almeno di concludere tranquillamente il round. Signore, si fumi una sigarettina così si sente meglio. Vedete che la faccia le ricresce in men che non si dica. Ok, ok, no, non ce la faremo. Purtroppo non ce la faremo perché adesso lui mi spara, ovviamente. E si è ripristinato, come dicevamo, la vita. Quindi sono sempre due punti a suo favore. Ti sto odiando profondamente. Lo so. Il round dovrebbe essere terminato. Quindi vediamo un po' che oggetti ci regalano. Ti prego, dammi una lente di ingrandimento, non lo so. E dai, con queste mani. E vabbè, e lui ha la birretta. Due veri e tre finti. Porca la miseria. No, a prescindere io sono fregato. Due veri e tre finti. Allora, l'uomo manetto, subito. Allora, non mi ha portato culo, ma me la devo rischiare. Il primo proiettile me lo sparo in faccia. La devo rischiare, me la devo rischiare, ragazzi. Ti prego. Ok, due veri, due finti. Vi giuro, ci avevo già il buco del culo super ristretto. Ora, se siamo fortunati, un paio di colpi. Non siamo fortunati. Ok. Due veri, uno finto. Dai, almeno un proiettile. Ok. 50-50. E... oh no. Mi può fregare. Se lui usa la birra e il prossimo proiettile è finto, io sono fregato alla grande. Sarà vero! Era vero! Sì! Sì, ho ancora una possibilità. Ho ancora una stracocchia di possibilità. Ce la possiamo fare. Non temete. Mi servirebbe una lente di ingrandimento. Grazie. E una lama. No, lama. Birretta va bene. Ma porca miseria, cosa ha lui? Robe brutte. Allora, tre veri e quattro finti. Tre veri e quattro finti. Aspetta. Allora, togliene uno. Perché magari siamo fortunati che quello finto non dimmi che era un vero. Sì, perfetto. Ora sono tre veri e tre finti. Vediamo un po', ragazzi, se ho culo. Merda! Non ho culo. Allora, mi sparo a prescindere da solo. Perfetto. Quindi ora sono due veri, due finti. Ho perso il conto. Devo sperare che i prossimi due siano veri. Altrimenti siamo belli che fregati. Perché lui può usare questo a prescindere. Ti prego. No! O lui si spara da solo, io sono sculato, ma... No. Qua siamo fregati. Ti prego. 1-1, però sì, essendo il suo turno... mi sta per fare il culo a strisce. Signore! Ma che bella maschera che ha. Oddio mio. Ok, era vero? Aspetta. Quindi non ci sono più proiettili veri dentro. Ho sbagliato i conti, vero? Sì. Ho sbagliato veramente tanto i conti, dice gioco. Ero convinto di averli fatti giusti. Addio, mondo crudele. Porca la miseria, questa modalità è difficile. Ah, veramente difficile, non me l'aspettavo. Ammetto potrei passare ore all'interno di sto cocchio di gioco, nel club più strano che sia mai esistito. Signore, vedete, lui sta ripristinando la sua stessa vita. Probabilmente gli manca tre quarti di faccia dall'altro lato. Beh, ragazzuoli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. E ditemi nei commenti, casomai, se volete che pompo nelle casse. Se facciamo fare magari una partita all'assistente, casomai in modalità normale. E poi magari ne faccio provare una endless. Poverina, la traumatizziamo fin dall'inizio. Oppure possiamo fare una nuova challenge. Facciamo, che ne so, tre partite. Che sarebbe da fare uno contro l'altro. Sarebbe perfetto se si potesse fare in una coop, in split screen e una roba del genere. Sarebbe una figata assurda in questo caso. O possiamo fare una gara a chi fa il punteggio più alto, una roba del genere. E poi ovviamente ci saranno le punizioni, in cui di solito si vince pizza. E non che io mi lamenti, io adoro la pizza, ma in qualche modo si combina. Gente, dicevo, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere quindi se volete la coop con l'assistente, la sfida con l'assistente. Adesso vediamo come organizzare, perché sono comunque giochini tranquilli e veloci e facili da guardare, giocare. No, giocare neanche tanto, ti mette ansia sto cocchio di gioco. Dicevo, fatemi sapere tutte cose, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio il lascio raddoppio di calci in culo. E noi ci vedremo in un prossimo video, e per inciso sarà un raddoppio. Ciao ciao!